Di Twitch, amici di Formula Italian Team, benvenuti e bentrovati da Andrea Longagnani in arte di Erlong 2110. Vi annuncio con grandissimo piacere che anche quest'anno siamo arrivati al Gran Premio che ieri è stato definito dal buon Ricciardone che commentava la Sport League, l'appuntamento più trendy del panorama della Formula 1. Siamo arrivati al circuito di Monte Carlo. Adesso vi vado a presentare quelli che saranno i miei colleghi questa sera. Innanzitutto, chi mi darà supporto al commento? Abbiamo un inedito Fabio Ferracini in arte Ferra 87. Ciao Fabio. Ciao Andrea e buonasera a tutti. e nella stanza dei bottoni la coppia che scoppia, il buon Marco Luconi, Fitmark 17. Ciao Marco. Buonasera a tutti. E il sempre più granitico Andrea Badolato, Fit Andre. Ciao, ciao Speriamo che Andre. non scoppieranno i piloti. Buonasera a tutti. Eh beh, se partiamo così le premesse per questa Pro League saranno scoppiettanti. Innanzitutto vi vado ad annunciare quello che è il tracciato: 3337 metri di puro coraggio dei piloti che lo andranno ad affrontare. Per adesso vedete, quando mancano 10 minuti al termine delle qualifiche, Drago lievitato in testa in 1.9.547, seguito da Cartista, gli unici due piloti a scendere per adesso sotto il muro dell'1.10, staccato di 2 decimini più o meno. Fabio, beh, ormai lo conosciamo benissimo il Gran Premio di Monte Carlo, ormai è un appuntamento fisso. Quest'anno purtroppo c'è stato il problema della pandemia, quindi non si è disputato. Fortunatamente, diciamo, o sfortunatamente, ce lo possiamo godere nel virtuale, dai. Assolutamente sì, un circuito storico della Formula 1, un circuito bello da vedere, difficile da correre, strade strette, concentrazione al massimo, errori dietro l'angolo, difficile superare, nervi tesi quando si è dietro le macchine, al traffico, importante anche il pit, importante tutto, e le gomme anche qui stasera sarà critica perché per quel poco che ho provato anche alla 50 le gomme sia rossa che gialla dopo pochi giri perdono subito prestazione, quindi l'errore è ancora più facile da commettere. Intanto si sta aggiornando la classifica della qualifica del Gran Premio di Monaco. Sono scesi sotto il muro dell'1.10 anche Dadoizzi, Mike Mai, Advansepol. E vediamo cosa farà Birillo Dog, il compagno dell'ultimo vincitore di un Gran Premio della Pro League, proprio Dadoizzi, che espugna così il Montmeló, una gara tutto sommato amministrata molto bene dal duo Red Bull. Ricordiamo la grandissima strategia di difesa proprio della casa austriaca, e ha portato poi Dadoizzi a vincere dietro a Drago Lievitato. La classifica si accorcia là davanti perché dopo due mezzi passi falsi di Just Lawler, per ora ancora il leader del campionato della Pro League, arriva a meno 9 il secondo Drago Lievitato su Alfa Tauri, quindi diciamo che si accende ancora di più la miccia della Pro League. Vedremo questa sera se il pilota Williams tenterà un riscatto dopo le due prestazioni fatte al Montmeló e in Cina. Intanto salutiamo tutta quanta la chat. Come sempre vi ricordo che sul nostro sito www.formulaitalianteam.com c'è la possibilità di godersi ancora di più il GP con il nostro live timing, quindi basta registrarvi sul sito e poi andare nella sezione proprio dedicata al live timing quando Cartista fa segnare il crono più veloce al momento, quando mancano 7 minuti in 1.9.194. Un Cartista che l'abbiamo visto nelle ultime occasioni veramente molto molto in palla. Anche Birillo Dog comunque scende sotto il muro dell'1.10 in 1.9.623. Tra poco parte il giro anche di Drago, Andrea, vediamo se riesce a rispondere subito a Cartista. Vediamo alla Rossa. Rascasse. Rossa
tutti gomma soft. Beh, c'era tra virgolette da aspettarselo, Fabio, perché la media qui partire dietro vuol dire pregiudicare tra virgolette almeno il 60-70% della gara. Sappiamo, come hai detto proprio tu, che è veramente molto molto difficile sorpassare. Poi ovviamente diciamo l'errore è dietro l'angolo, dietro la curva. Intanto vediamo Drago lievitato, Almassenè si lancia nel primo settore, molto fluido, arriva alla staccata del tornantino bloccando l'anteriore sinistra, curva e poi tunnel. Ci lanciamo un board con il pilota Alfa Tauri, andiamo a vedere come approccerà la chicane del Porto. Di nuovo bloccaggio dell'anteriore sinistra, ovviamente qua le frenate si fanno molto molto sentire. Intanto salutiamo il buon Topping Kestrel che si abbona con il suo Prime, grazie Topping, ovviamente vincitore, fresco vincitore del Gran Premio, almeno in pista, della Sport League. Arriva Drago, che arriva. Arriva all'ultima curva Drago, vediamo. 1-9-0-34, si piazza in prima posizione per il momento Drago lievitato. Vedo Marco Gano, Just Loller si lancia in questo momento quando mancano 5 minuti al termine, quindi andiamo a seguire l'attuale leader della classifica della Pro League, Massenè. Poi curva del Casino, molto difficile, avvallamento. Curva prima del tornantino, anche qui staccata molto importante con queste vetture che praticamente sono ancorate al terreno. Io mi ricordo nel vecchio Formula 1 2014, ancora per PlayStation 3, avevi veramente tanta pesantezza nelle monoposto, invece con queste qua fai veramente molto... molto più veloce le curve, quindi questo può portare a errori abbastanza semplici, diciamo. Arriva Dovizi sotto di 4 decimi. Arriva la Rascas, Just Loller, poi andiamo a seguire da Dovizi il pilota Red Bull. Si lancia sul traguardo. 1-9-680, sesta posizione. Da Dovizi invece arriva in seconda posizione il pilota Red Bull in 1-9-188, a 6 millesimi da cartista, distacchi minimi tra i primi tre. Diamo, per adesso sono tutti ai box, si stanno lanciando Mauro Gold, Marco Ganu e Lopensky. Mauro Gold Marco Gano al tornantino con la sua Haas, ha davanti una Red Bull. Penso sia Dado Izzi che sta tornando ai box. Quindi ci sarà prima Mauro Gold da seguire perché è già alle piscine. Rascas. E via, ultima curva e si lancerà anche il pilota McLaren. Intanto salutiamo tutta quanta la chat che ci sta seguendo. Mauro Gold si lancia, spalanca il DRS. Sandevot, molto pulito, curva molto difficile la Sandevot perché si deve fare con una discreta velocità in entrata di curva. Massenè, curva del Casino e via. Mauro Gold, che è l'ultimo dei piloti che non è ancora sceso sotto il muro dell'1,9. Tanto con la scalata, che passione, riscatta bevete Fabio, tocca bere. Bene, intanto che Mauro Gold arriva al tunnel. Intanto 1,9 e 9,40 con le gialle. Molto molto buono il tempo. Molto buono il tempo di Mauro Gold con Z Pro Mauro con le gomme medie. Mauro Gold penso che abbia abortito il giro perché lo vedo procedere molto molto lento. Eh sì. Andiamo a vedere che artista a questo punto. Nel suo giro lanciato. Arriva alle piscine, staccata prepotente. Con bloccaggio dell'anteriore sinistra. Per la Racing Point numero 98 di Cartista. Tratto delle piscine che si fa in pieno con queste vetture, incredibile.
Raskas, lungo bloccaggio dell'anteriore destra questa volta per Cartista. Arriva sul traguardo. Non si migliora il pilota Racing Point. Stanno uscendo tutti perché manca 1 minuto e 20 al termine, quindi sarà un ultimo tentativo di fuoco, Fabio, perché sono tutti molto molto vicini. Esatto, attenzione al traffico, attenzione che si può sbagliare facilmente. Adesso vediamo Alesi, si arriva adesso alla rascassa, si lancia anche lui. Eh sì, Alesi 1:10.393 per adesso il suo crono, si lancia in questo momento. C'è anche Mauro Gold che sta arrivando alle piscine, si è rilanciato invece di tornare ai box. Vediamo Raskas per lui, molto aggressivo qui. Alla McLaren del suo compagno di squadra. Scodatona all'ultima curva di Mauro Gold. Vediamo quanto sarà il crono. 1:10.028 per 28 millesimi. Non riesce ad abbattere il muro dell'1:09. Z Pro Mauro intanto continua con la gialla. Sta chiudendo un altro giro. Oddio. È vero che il coefficiente di usura delle gomme qui è veramente ridotto, se vogliamo, rispetto ad altri circuiti. Però due giri con queste medie, non lo so. 1:9.8 intanto si migliora. Perde subito prestazioni, anche la media comunque. Oh, Dadoizzi! Dadoizzi trova traffico. Al Mirabeau alto. Advance Apple, il pilota Ferrari, ultima curva per lui, si lancia sul traguardo. 1:9.599, va in top 5 per il momento. Arriva anche Mike Mai, non si migliora. Birillo Dog e poi anche Just Loller, grandissima frenata. Dadoizzi che, come detto, aveva trovato traffico. Vediamo se chiuderà il giro migliorandosi. Era veramente molto molto difficile. Birillo Dog penso abbia abortito il giro, quindi arriva Just Loller. Vediamo il pilota Williams. Non si migliora neanche Just Loller, quindi partirà in settima posizione. C'è anche Flaminio che sta arrivando. Vediamo se chiuderà il giro. No, va in box anche lui, quindi termina la qualifica in questo momento con Drago lievitato in pole position in 1:09.034. Poi Dadoizzi, Cartista, Mike Mai, Advance Apple, Birillo Dog, Just Loller, Z Pro Mauro con le gomme medie. Poi Mauro Gold, Marco Gano in decima posizione a concludere la top 10. Poi Alesi, Giovi, John Rambo, Flaminio e Lopensky al di fuori della top 10. Fabio, abbiamo visto una qualifica molto molto serrata. Là davanti sono racchiusi in poco più di un decimo e mezzo. Poi troviamo una batteria centrale che va da Mike Mai fino a Just Loller, anche loro in poco più di un decimo e mezzo. Ci sarà da divertirsi. Assolutamente sì, molto interessante anche la pole di Drago e soprattutto la settima casella di Just, e dovrà inventarsi qualcosa adesso il pilota Williams. Difficile, come dicevo appunto, inventarsi qualcosa. Vediamo magari qualcosa con le strategie. Attenzione anche ai piloti dietro, che sicuramente sceglieranno una mescola più dura. E attenzione che può esserci anche una sola sosta in questo Gran Premio, anche nella 100, se non sbaglio. Correggimi Andrea se sbaglio. Io di solito le sbaglio le strategie al 100%, perché non provo mai. Dovrei provare ma non provo mai per poi azzeccarle, quindi mi fido di solito di quello che mi dice l'istinto. Io credo che alla 100% soft media soft si potrebbe fare. Perché soft media sì. La vedo veramente difficile. Pensavo una media hard, cavolata. Media hard, allora, per quanto riguarda la hard, avevamo visto in Vietnam, sì che è una pista molto più veloce, molto più tecnica con il suo secondo settore, no, col suo terzo settore,
però la hard perdeva tanto in prestazione, quindi non l'ho provata qui, ma penso sia anche qui di pietra. Perché di solito la hard è così. Non lo so, io vado a sensazione. Penso che la hard sia veramente di pietra. Andava molto molto bene in Spagna, ma qui la vedo veramente dura. Penso che i piloti sceglieranno una mescola un po' più morbida per avere più aderenza al tracciato, anche perché quest'anno l'ultima curva è veramente molto molto scivolosa, specialmente per quanto riguarda il posteriore, e poi comunque il tornantino è veramente sempre ostico, anche se si fa a 50 km/h, quindi vedremo. È il bello di questa Pro, perché ci ha sempre regalato emozioni sia nelle posizioni in pista sia nelle strategie utilizzate, quindi andiamo a vedere quello che succederà. Il sole sul Principato rimane alto, quindi speriamo che questa sera per noi, ma nel Gran Premio sarà pomeriggio, speriamo che per questa gara, diciamo, splenda sempre alto il sole in quel di Monaco. Partono le vetture per il giro di formazione, andiamo a ricordare quella che sarà la griglia di partenza, magari vediamo anche cosa hanno scelto i piloti come gomma di partenza. Drago Lievitato e Dado Izzi in prima fila, tutte e due su gomma soft, poi Cartista e Michema in seconda fila. Quinta posizione, sesta per Advance Apple e Birillo Dog, settima e ottava per Just Loller e Z Pro Mauro, l'unico della top 10 a partire con le gomme medie, poi Mauro Gold e Marco Ganu a chiudere proprio la top 10 sempre su gomma soft, poi Alesi, Giovi e John Rambo con gomma media, Flaminio in 14esima posizione su gomma soft e Lopez che a chiudere la griglia di partenza su gomma media. Tanto rinnoviamo a chi ci sta seguendo i saluti e gli chiediamo qualche curva di pazienza per gustarsi insieme a noi quelli che saranno 78 giri di una roulette, dato che a Monte Carlo c'è un famosissimo casino. Vedremo chi riuscirà a pescare il numero migliore e a portare a casa i 25 punti in palio per la prima posizione. Rascas per tutti, quindi manca poco alla partenza del GP di Monaco. Fabio, io ti chiedo un pronostico. Una guffata, la prima guffata in carriera la faccio su Z Pro Mauro, dai, mi gioco lui che con la media in top 10 secondo me non è male. Andre e Mark, volete darci Dado Izzi? Dado Izzi per Andre. Per me Advance Apple. Advance Apple per Marco. Io a questo punto dico Cartista per diciamo avere 4 pronostici totalmente differenti, quindi rimando la domanda anche in chat, fateci sapere chi è il vostro pronosticato quando le luci stanno per accendersi in quel di Monte Carlo. Prima, seconda, terza, quarta, quinta e parte il Gran Premio di Monaco con buono spunto di Dado Izzi che all'esterno passa subito Drago Lievitato e fulmina la prima posizione dell'Alfa Tauri. Poi anche Michema si era fatto vedere su Cartista che comunque riesce a tenere la prima posizione, quindi buono spunto della Red Bull di Dado Izzi che si va a prendere la prima posizione, crea anche un leggero distacco, poi Cartista, Michema, Advance Apple arrivano al tornantino. Attenzione qui perché in tanti mamma mia, le due ass con Marco Ganu che arriva veramente molto vicino al suo compagno. Comunque tutto sommato partenza pulita, Fabio, fortunatamente. Sì, stavo guardando dietro, sembra tutto in ordine, non vedo ali rotte, pezzi di macchine saltate, quindi molto bravi i piloti. Anche perché la curva 1, appunto, Saint-Devaux è difficilissima, affiancate due macchine, tre macchine.
adesso vediamo Flaminio se riesce con la gomma soft, non so, credo sia il solito bug che c'è, il solito desync della classifica, perché vedo il suo distacco dalla vettura davanti piantato a un decimo e uno. Esatto. Tanto là davanti Dado Izzi sta cercando di fare un po' di selezione sul gruppetto dietro. Ovviamente qua i sorpassi sono difficili, quindi la vittoria o un'eventuale posizione in più, ecco, la corsia preferenziale per prendersela è ai box, oppure per danni, che speriamo ce ne siano il meno possibile questa sera, per vedere un po' più di lotta in pista. Tanto buono il passo di Drago Lievitato, cartista e mica mai. Advance Apple rimane un pochettino più staccato, con dietro l'altra Red Bull, quella di Birillo Dog, che sta tentando in tutti i modi di rimanere incollato al posteriore della SF1000, numero 71 di Advance Apple. Tanto dietro le due AS stanno guardando il posteriore della Williams molto molto bene, quando Dado Izzi fa segnare il giro record per il momento della gara in 1.14.0. Sta facendo un po' di selezione, come detto prima, perché è già un secondo e uno Drago Lievitato di distanza da Dado Izzi, quindi questo potrebbe essere già un punto fondamentale. Sì, è vero che qui comunque c'è solo una zona di RS, Fabio. Eh sì, come dicevo prima, appunto, anche Birillo paga un secondo e otto adesso, è quello con il distacco più ampio dalla macchina davanti, ma bene o male sono tutti lì, un secondo, otto decimi, sei decimi. Z Pro Mauro, come dicevo prima, con la gomma gialla riesce comunque a tenere un buon distacco da Just, e a questo punto potrebbe giocarsi una buona carta. Eh sì, anche Lopensky sta là in fondo, sta tenendo il passo con la gomma gialla di Flaminio su gomma soft. Hanno tutte e due davanti John Rambo, che sta facendo forse un pochettino di tappo al pilota Williams, perché è a 2 secondi e 2. Intanto Dado Izzi e poi cartista subito dopo abbassano il giro più veloce in 1.13.916, un cartista che anche lui comunque sta facendo selezione su Mike Mai, che è sprofondato a 1 secondo e 4, il pilota Mercedes. Ovviamente mi sono dimenticato di dirvi ad inizio gara che manca il compagno di squadra di cartista Lele Salva per problemi al volante. Speriamo che il pilota della Racing Point, subentrato a Zandvoort, riesca a sistemare i suoi problemi al volante. E manca anche il pilota ufficiale in casa Mercedes, Mr. X, sostituito prontamente dal buon Lopensky. Rimane sempre costante il distacco là davanti, questa volta a 1 secondo e 34, con Drago Lievitato che tenta in ogni modo di recuperare più decimi possibile in staccata. Molto più pulito, molto più fluido lo stile di guida per questo circuito di Dado Izzi, che recupera sempre in uscita di curva. Mica mai sta sprofondando adesso 1 secondo e 9, Advance Apple 2 secondi dal pilota Mercedes, e poi c'è Birillo Dog a 1.6, Just Loller che sta rinvenendo sulla Red Bull con sempre attaccato Z Pro Mauro. Invece Marco Ganu un pochettino più staccato da questo duo. Penso ci sia un patto di non belligeranza, anche perché qua è veramente, come dicevamo, è veramente difficile sorpassare tra Just Loller e Z Pro Mauro per tentare di risalire più posizioni in classifica. Ah sì, anche secondo me Z Pro Mauro adesso non c'è nessun motivo e nessun interesse neanche a tentare l'attacco su Just. Ovviamente, anche perché con gomma media sa che i piloti che ha davanti si fermeranno tutti prima, quindi il momento in cui dovrà diminuire un po' il ritmo sarà sicuramente quando gli altri andranno ai box. Quindi penso stia facendo una sorta di
ragionamento su questo, quando invece al sesto giro di 78 Dado Izzi guadagna 2 decimi su Drago Lievitato. Sempre dietro il guardiaspalle cartista. Tanto una piccola chicca, ricordo che l'anno scorso da seconda voce, sempre della Pro League qui a Monte Carlo, dissi che proprio il Principato di Monaco stava pensando di ampliare il quartiere proprio in questo punto, dopo dalla curva del tunnel, proprio per aumentare i chilometri di questo circuito. Cioè pensate un po' quanto sono avanti, e i lavori stanno procedendo anche molto molto rapidamente, quindi speriamo di vedere al più presto la nuova configurazione del tracciato del GP di Monaco. Addirittura stanno pensando di fare delle strade molto più larghe per riuscire ad avere un settore tra virgolette di tracciato per invogliare i piloti a sorpassare. Cioè Fabio, questi qua sono veramente, pensano in grandissimo, cioè. Eh sì. Attenzione, Z Promore box. Attenzione, colpo di scena. Colpo di scena Z Promauro ai box. Vediamo, molto probabilmente c'è un danno sulla sua AS. Mannaggia. Ha rotto l'ala. Questo è già un colpo di scena. E anche cartista lo vedo un secondo e quattro. Spero che sia stato solo un errore senza conseguenza per lui. Vado a vedere i tempi dal monitor. 14.8 l'ultimo passaggio. Molto sopra. Ha perso sì, un secondo. Molto sopra, perché il giro più veloce in questo momento è suo, in 1.13.9. Tanto ci chiedono come mai Flaminio è ultimo, è in 13ª posizione, perché purtroppo non è riuscito a fare un giro veloce, o meglio, lo è riuscito a fare in 1.11, però penso che poi l'abbiamo visto abortire l'ultimo giro, quindi non è riuscito a esprimere il meglio di sé, mettiamola così. Quindi ottavo giro di 78, il più vicino in questo momento è Mauro Alesi a Mauro Gold, ma anche Mauro Gold è molto vicino a Giovi, che è il primo con le gomme medie in questo momento. Buona anche la gara di Giovi in questi Dado primi Izzi otto giri. Scusami Andrea. Sì, vai. Dado Izzi molto costante, 14.4, 14.5, 14.3 l'ultimo passaggio. Ma Dado Izzi ha avuto 14.4, anche lui molto costante i primi giri. Eh sì, Dado Izzi ha avuto un tempo di reazione, una partenza incredibile all'inizio, che lo ha portato subito in testa. Per chi si fosse connesso solo adesso, ricordiamo che in pole c'era Drago Lievitato, quindi ha fatto una grandissima partenza Dado Izzi, sorpassando addirittura prima della staccata di San Devot il pilota dell'Alfa Tauri. E sappiamo che il traguardo è molto vicino a curva 1, quindi è stato incredibile il pilota Red Bull in quel frangente, e adesso sta iniziando a martellare, sta continuando a martellare, un secondo e sette. A martellare, anche perché Just, che è appunto il leader del campionato al momento, gira su 15 e mezzo, 15 basso, quindi quasi un secondo. Eh sì, non ha trovato un buon feeling il pilota della Williams per adesso, attuale leader del campionato della Pro League. Intanto Z Pro Mauro abbassa il giro più veloce in 1.13.652, ovviamente a pista libera. Dicevo, Just Lawler non ha trovato il feeling ideale con questa pista per adesso, anche perché ha preso 6 decimi da Drago Lievitato in qualifica, ma penso anche che abbia detto, dopo i due mezzi fallimenti, se vogliamo utilizziamo delle parole iperbole così grosse, per dire che comunque Just Lawler penso che al momento stia pensando
a portarla a casa, ecco. Non è questa la pista in cui bisogna prendersi dei rischi, anche perché se ti prendi un rischio il muro è veramente molto molto vicino. Assolutamente sì, intanto 3 secondi di penalità per John Rambo. Mannaggia. Tanto occhio, perché Alesi è molto vicino a Mauro Gold, che si è staccato da Giovi, non ha la possibilità di azionare l'ala posteriore mobile. Ovviamente qui, in termini di velocità, il DRS non ti dà tantissimo spunto, anche perché il rettilineo principale è veramente molto molto corto. Ancora Z Pro Mauro in 1.13.5, Flaminio molto vicino a John Rambo. Comunque anche l'Open Ski per il momento sta tenendo il passo su gomma media. Poi Z Pro Mauro che sta arrivando come un falco sul pilota Mercedes, ovviamente con gomma media più fresca di 6 giri, purtroppo, perché c'è stato un danno all'ala sulla AS numero 46 di Z Pro Mauro. Intanto occhio, occhio, domanda, occhio, attenzione alla chicane del porto, cattivissimo. Entra Flaminio, credo che ci sia stato... Oh, attenzione, John Rambo rompe ancora di più l'ala. Mamma mia, mamma mia. E lì in quel momento non riusciva più a governarla. Si è visto proprio che John Rambo non riusciva più a governare la sua McLaren. In un tratto delicato poi come le piscine. Dicevi, che domanda? Ti volevo fare una domanda. Secondo te, Andre, Just sappiamo che corre con il pad. Mm-hmm. Dici che può essere penalizzato su questa pista chi corre col pad? Adesso non so bene, so che lui corre col pad, non so se ci sono altri piloti in pro che corrono col pad. Non lo so, non te lo so dire, perché non ho mai corso qui col pad. Quando io ai tempi correvo col pad non ho mai fatto una gara qui, perché la odiavo, e quindi non te lo so dire. Certo è che la gestione della trazione all'ultima curva col pad non so se sia tanto facile. Bisogna vedere. Curiosità, volevo capire personalmente. Non te lo so dire. Possiamo chiederlo alla chat, se magari c'è qualche paddista che ci può delucidare su quanto sia difficile. Intanto, quando Marco Ganu va ai box. Entra in box l'altra as, monterà con me medie. Non ci sono danni all'ala, quindi inizia il valzer dei pit stop. Il pilota numero 22 dell'AS. Vediamo se riesce a uscire a pista libera. Attenzione. Penso che gli dia comunque la posizione a Z Pro Mauro, anche perché è riuscito a stargli davanti. Sì. È riuscito a stargli davanti, anche perché il tracciato della pit lane taglia tutta curva 1. Quindi sicuramente è stato avvantaggiato. Però adesso vediamo come saranno gli ordini di scuderia in casa AS. Che sì, è vero che Marco Ganu ha 5 giri di gomma media in meno, però vediamo. Tanto Drago Lievitato per un momento era tornato sotto al secondo a 9 decimi. Da Doizzi ha dato uno strappone e si è portato un secondo in 4. Infatti Z Pro Mauro passa nel rettilineo del tunnel, Birillo Dog ai box dopo 11 giri di gomma soft. Ma io penso sia veramente tanto presto. E adesso io non so all'accento cosa convenga fare, quanto possa durare una media, ma come ti dicevo, degrado non ne hai tanto, cioè la percentuale, adesso non so come spiegare, aiutami tu Andrea, percentuale di degrado non ce n'è tanto, ma la gomma perde tanta occhio di... no, Just Loller è andato anche ai box. Pensavo avesse fatto un errore, invece ai box per strategia. Z Pro Mauro è davanti. Undercut del pilota AS in questo momento su Just Loller. No, è vero, non ce n'è tanto di degrado della gomma, però quel poco si sente. Esatto. Perché esatto, è come dicevo prima, una gomma che ti dà comunque più aderenza su questo tipo di tracciato, con i muri molto vicino, eccetera eccetera, con tanti avvallamenti,
la senti quando inizia a perdere di prestazione. Dragoi Box penso voglia fare un undercut a questo punto. Abbiamo visto che Z Promauro ha funzionato. Vedremo se per il pilota Alfa Tauri funzionerà. Il intanto sta adesso sul rettilineo finale. E questa volta no, stavolta lì Drago esce nel traffico. È dietro Alesi di pochissimo esce nel traffico, quindi questa potrebbe essere la svolta per il suo gran premio, ma se ne ho visto un po' incerto Drago. Comunque dalla chat ci arrivano i primi feedback dei padisti che ci stanno seguendo e ci dicono effettivamente che è inguidabile su questa pista col pad. Anche il buon Stefano Canino, che io diciamo ironicamente definirei un po' più strategico, però salutiamo il buon Stefano. Oh, occhio Drago attaccatissimo ad Alesi, attenzione. Si fa vedere, ma Alesi sceglie la traiettoria più interna per difendersi. Ottima la manovra del pilota Ferrari. Anche da Dovizia Box risponde subito a Drago. Eh sì, tutti là davanti stanno rispondendo a Drago Lievitato, che sta perdendo veramente tanto tempo dietro alla Ferrari di Alesi. Ovviamente Alesi sta facendo la sua gara, quindi sta difendendo come può la posizione. Giovi intanto davanti ad Adoizzi di pochissimo. No! Drago Lievitato lungo alla Sandevot. Attenzione perché rientra dietro ad Advance Apple e mica mai si affianca a lui. È Just attenzione! Just Loller si ritira proprio nel punto in cui Drago Lievitato era andato lungo al muro della Sandevot. E safety car, colpo di scena incredibile. Proprio nel punto in cui il suo diretto rivale stava per buttare via la propria gara, Just Loller butta alle ortiche il suo Gran Premio di Monte Carlo. E intanto Andrea ti faccio notare che da Dovizi è entrato dietro a Giovi con 14 giri di gialla di medigomma media, quindi il suo pit è stato molto positivo. È comunque davanti. Occhio Giovi ai box. Aia. Giovi ai box con 14 giri di gomma media. Va a montare un'altra media. Però oddio, poteva tenere duro ancora qualche giro e magari aiutare il proprio compagno nell'evitare uno strappone di Dadoizzi a questo punto, perché dietro c'è Alesi che probabilmente lascerà strada al proprio compagno, perché dietro ad Alesi c'è Advance Apple con 14 giri in meno su gomma media. Non lo so, forse un po' troppo presto, non lo so. Monterà un'altra gomma media penso per allungare tutta la parte centrale del Gran Premio e poi montare una soft, penso, a questo punto sì, per forza. Però strategicamente dovrà fare un bel po' di giri con la media adesso. Strategicamente penso che poteva rimanere assolutamente davanti per tentare di evitare. Sì, anche perché Alesi è rimasto fuori. Eh sì. Lope è rimasto fuori. Vediamo dalla chat cosa ci possono dire. In questo momento tanto c'è la safety car. Se al posto di Giovi sareste rimasti in pista per dare una mano al vostro compagno di squadra, oppure se anche voi come Giovi avreste pittato, quindi avreste montato una gomma un po' più nuova. Fatecelo sapere. Intanto quando la safety car è ancora in pista, la classifica è questa: da Dovizi che ha già fatto la sosta, poi Alesi che invece è partito con questa gomma media, Advance Apple, Drago Lievitato anche loro appena
gomma media appena montata, poi Lopez che invece che deve ancora fare una sosta, Birillo Dog e Cartista, anche loro hanno fatto la sosta, Z Pro Mauro ha già fatto una sosta per aver purtroppo ricevuto dei danni alla propria ala anteriore della AS. Mamma mia, comunque ora la critichiamo sempre la Codemaster, però su questo tracciato graficamente hanno fatto un lavoro incredibile. Cioè l'avvallamento, io ci sono stato a visitare Monte Carlo, anche perché una volta ci abitavo veramente molto molto vicino. Quell'avvallamento che c'è tra Mirabeau Alto e la curva del Casinò è esattamente così. Quindi una l'hanno fatta giusta, diciamo. Almeno graficamente. Stavo leggendo dalla chat, Mentalist dice che Mauro Gold è entrato in box, non c'erano i meccanici, ha perso 5-6 secondi. Risponde Stefano dicendo che è un bug meraviglioso del gioco, visto che tu stavi elogiando Codemaster. Io ti leggo. È giusto riportare Codemaster a quello che è. Comunque, comunque, io sento risate anche dalla stanza dei motori, però va bene. Consideravo che tutti questi complimenti per la Codemaster. Vabbè, gli diciamo sempre di tutto, almeno graficamente hanno fatto un lavoro incredibile. Perché adesso arriviamo a San Devot e la casa che c'è rossa lì è uguale identica, quindi ha fatto un lavoro incredibile graficamente, però sappiamo che le meccaniche del gioco sono purtroppo così, perché probabilmente, comunque, per rispondere al buon Stefano Canino, probabilmente era rientrato il proprio compagno Z Pro Mauro il giro prima di Marco Ganu. E quindi la Codemaster prevede questo, di perdere almeno 5-6 secondi quando rientra il proprio compagno. Sarà una cosa assolutamente da rivedere. Non è il primo anno che c'è. Vediamo se la safety car spegnerà le luci in questo momento, quando mancano 60 giri. Non vedo danni su Drago. Avevi detto che era arrivato lungo alla San Devo, ma non ha fatto danni. No, è arrivato lungo ma senza danni. No, è riuscito a far manovra. È riuscito a far manovra, quello che non è riuscito a fare purtroppo Just Loller, che per chi si fosse collegato solo adesso, purtroppo si è ritirato proprio in curva 1 alla San Devo, quando 30 secondi prima il ritiro l'aveva rischiato Drago Lievitato. Solo che Drago Lievitato ha incontrato la via di fuga, invece purtroppo Just Loller è il muro. Intanto la safety car rientra in questo giro. Interessante. Quindi, anche adesso la scelta di Alesi, 17 giri. Secondo me Alesi farà passare Advance Apple e terrà dietro più possibile il gruppetto dietro per avvantaggiare il suo compagno di squadra quando Dadoizzi parte. Quindi riparte il Gran Premio di Monaco. Buona partenza di Dadoizzi, Alesi, buonissimo. Attenzione a Drago, perché arriva vicinissimo ad Advance Apple. È incollato al posteriore della SF1000 numero 71. Occhio, Massenè. Diamo un board con Drago. Drago aveva annusato la strategia Ferrari, si è subito fatto vedere. Ma se la vogliono fare, la devono fare in maniera furba, tra virgolette, perché Drago potrebbe approfittarne di un eventuale... Mossa. Probabilmente qualcuno ha sfiorato il muro. Staccata del porto per le due Ferrari e Drago Lievitato. Lopensky attaccato da Birillo Dog al tabaccaio. Attenzione, tratto delle piscine in due, non si può fare. Mamma mia, dove voleva passare Birillo Dog? Dadoizzi ha preso 2 secondi. Attenzione, attenzione. E questa è la strategia Red Bull. Questa è la strategia Red Bull. Drago Lievitato all'esterno, dove voleva passare il pilota Alfa Tauri. È riuscita in pieno la manovra della Ferrari,
con Advance Apple che prende la seconda posizione. E Alesia a questo punto se la deve vedere con Drago Lievitato, che non penso sia molto contento, anche perché gliel'hanno fatta nello stesso identico modo nel rettilineo principale, però quella volta la scuderia era la Red Bull, quindi è la seconda volta che purtroppo il buon Drago è vittima di un vittima. Riaffiorano. Occhio, incollatissimo sotto al tunnel Drago Lievitato. Attenzione, vediamo se Alesi riuscirà a mantenere la terza posizione. È andato lungo Drago, vediamo, restituisce o no la posizione. Sì, la restituisce, quindi anche molto corretto il pilota Alfa Tauri, che così perde veramente tanto tempo. 2 secondi e 7 in questo momento. 2,8, 2,9, continua a salire. 3 secondi e guarda dietro, sono arrivati tutti: Lopeschi, Birillo Dog, Cartista, tutti di nuovo incollati al posteriore dell'Alfa Tauri. DRS abilitato, si potrà utilizzare dal prossimo giro. Con Dadoizzi davanti in prima posizione a 2,5 secondi da Advance Apple, e poi Alesi che sta facendo le spalle larghe. Anche Lopeschi sta facendo le spalle larghe con Birillo. E penso, sì, stanno aiutando tantissimo i propri compagni di squadra, perché Mike Mai è riuscito ad arrivare a agganciarsi al gruppo capitanato proprio da Alesi. Vediamo se Drago Lievitato questa volta esce un pochettino più staccato da Alesi, quindi non penso riuscirà ad entrare in attacco. Infatti Alesi tira anche un sospiro di sollievo. Attenzione, molto vicino, si fa vedere prima della curva del tabaccaio, tratto delle piscine. Bella, suggestiva questa telecamera dall'alto. Scoda un pochettino la Ferrari di Alesi. Si riavvicina tantissimo Drago Lievitato, che adesso potrà azionare il DRS. Occhio, 2 decimi, molto vicino Drago. Tenterà l'attacco sicuramente all'esterno. Alesi di nuovo spalle larghe, mamma mia. Un incubo per Drago Lievitato. Vediamo se ci proverà qua al Massenè, dove proprio ieri abbiamo visto un capolavoro di Talz, pilota McLaren della Sport League, che all'esterno addirittura ha passato due vetture. Quindi adesso Drago deve stare tranquillo. Un settore 3, bandiera gialla. John Rambo è l'unico a transitare là. Sì. Stavo dicendo che adesso Drago deve stare tranquillo, perché stare dietro nervi. Mamma, 6 secondi. Occhio, è uscito fortissimo. È uscito fortissimo. Di nuovo al tunnel. Vediamo la staccata della chicane del porto. Ormai Alesi ha battezzato la traiettoria interna e sa, pilota molto esperto, pilota Ferrari, sa come tenere dietro un pilota. 6 secondi e 9, mamma mia. Arriva a bloccare tutte e due le ruote anteriori di Drago per non centrare Alesi. Occhio, di nuovo molto vicino Drago. Vediamo se tenta l'attacco all'esterno. Occhio, perché lì c'è veramente poco spazio. Alesi continua a difendere la terza posizione in questo momento. Vediamo se i piloti cosa faranno. Ha dovuto desistere. Attenzione, Birillo Dog al Massenè. Safety car. Seconda safety car. Birillo ha tentato un sorpasso su Lopeschi. Sì, sì. È arrivato lungo al muro. Ed è incredibile. No, drive thru per John Rambo. Mannaggia. Per adesso Lopeschi. A questo punto a Drago potrebbe andargli anche bene, perché adesso penso che Alesi a questo punto si fermerà e Drago riuscirà a rimettersi con i primi due. Vediamo. Non penso che lo faccia, però anche 22 giri comunque su questa gomma media sono ancora buoni. Per quello che deve fare Alesi in questo momento, penso che sia... Oh, Drago! Ha centrato in pieno Alesi! 5 secondi di penalità per Alesi, proprio per collisione grave con Drago Lievitato. Penso il problema del Delta. Sicuramente no, veniva fuori collisione grave.
Ai box Lopeski. Gomme hard per lui. Quindi andrà fino in fondo. Almeno vuole arrivare fino. Ah, aveva l'ala danneggiata anche Lopeski. Peccato. Attenzione, vediamo se farà la mossa che lo ha reso famoso in quel di Austin l'anno scorso in Sport League. Questa è una chicca. In Sport League il buon Lopeski, che a posteriori ci disse: non so neanche io cosa stavo facendo, però è stata marchiata la mossa Lopeski, ovvero quando sei sotto safety car vai a montare una gomma hard per smarcarti la gomma e poi rimetti la gomma, diciamo, media, soft, quella, la gomma che avevi prima di fare un pit stop. Quindi è questa la famosa mossa Lopeski. Quindi 5 secondi di penalità lesi che dovrà scontare i box. Sì, sì. Perché c'è stato proprio un contatto all'uscita della chicane delle piscine con Drago Lievitato. Io l'ho visto proprio bloccarsi. Si è bloccato, dietro è arrivato Drago Lievitato e sono arrivati 5 secondi per collisione grave. Si è bloccato sicuramente per il Delta. Vedi che arrivano le conferme, dalla chat di Tals 706, che probabilmente è l'ingegnere di Lopeski, e ci dice mossa Lopeski in atto ora. Quindi vedi che avevo ragione. Se conosco quel poco Lore, in questo momento tornerà ai box. Eccolo lì. Quindi gomme medie anche per lui. Attenzione, perché oddio, sono comunque 53 giri da fare e non penso che la gomma media reggerà. A meno che non ci siano tantissime safety car. È anche vero che comunque Lopez che avrà gomma nuova e gli altri dovranno rientrare in box. Attenzione. Ma comunque sono sempre 50 giri che deve fare. Eh sì. Però gli altri sicuramente dovranno fare ancora due soste. Quindi mettere un'altra gomma media per tentare di arrivare fino alla fine. No, chi è partito su gomma soft no. Esatto, invece Alesi sì. Alesi sì. E Z Pro Mauro anche. Attenzione. Metteranno una gomma media mentre Lopez, che è vero che qua ci sarà comunque da sudare, però potrà mettere gomma soft. Vediamo. È bella la Pro League perché è veramente qualcosa che non ti aspetti succede. Aia. Altri 3 secondi per John Rambo. Che fanno? Vado a vedere subito. Non me da. Che è successo? E prova ad andare nella solita. Aspetta, facciamo così. Penalità. Ok, secondi Alesi. Drive thru, c'è un drive thru anche John Rambo. Ecco, mamma, perché non vedevo i secondi, perché mi segnava il drive thru. Ok, è vero che c'è ancora un drive thru per aver superato il Delta. Ai box e monta rosse. Penso che questo sia uno di quei tipici tentativi per fare un drive thru che non puoi scontare sotto, che non puoi scontare sotto safety car, neanche sotto virtual. Quindi un peccato per John Rambo. Davanti Dado Izzi, quindi ripartirà di nuovo in prima posizione. Dietro le due Ferrari non c'è più Drago Lievitato dietro alla Lesi, ma c'è Cartista, poi Z Pro Mauro, Miche Mai, Marco Gano, Giovi, Flaminio, Mauro Gold, Drago Lievitato, Lopeski e John Rambo ritirati, Birillo Dog, Almassenè e Just Loller invece in curva 1. Credo che la safety car rientri adesso perché il gruppone è compatto. Eccola qua, il controllo gara ci dà l'informazione, la safety car rientrerà a questo giro e si ripartirà per il Gran Premio di Monte Carlo. Attimi di concentrazione, Dado Izzi era partito molto molto bene dopo la prima ripartenza
dalla safety car, inchiodata di Alesi per non centrare il proprio compagno di squadra. Vediamo, riparte in questo momento la Red Bull di Dadoizzi, di nuovo molto molto bene in trazione, in uscita dall'ultima curva, già un secondo. Un po' addormentato Advance Apple, ma Dadoizzi questa sera nelle partenze è stato incredibile. Dietro Z Pro Mauro e anche Cartista, che sono subito incollati ad Alesi, ovviamente su gomma media da 26 giri usata. Molto vicini tutti, anche Michele Mai, indenne il tornantino per ora. Un secondo e tre, Dadoizzi sta volando. Dadoizzi l'abbiamo visto subito che aveva un altro passo questa sera. È da qualche gara che sta facendo vedere questa situazione. Adesso Advance Apple si riporta un pochettino sotto, un secondo e uno. Anche Marco Ganu è pressato da Giovi. Giro 28 di 78 previsti, quindi 50 giri al termine di questo lungo e snervante per i piloti Gran Premio di Monte Carlo. Per noi invece direi che fino adesso i colpi di scena da tenerci attaccati ai nostri teleschermi non sono mancati. Cartista sta tentando in ogni modo di passare il coriaceo Alesi. Già 2 secondi e 8 il distacco di Advance Apple dal proprio compagno di squadra, e si sta avvicinando pian piano ad Dadoizzi. Un secondo, 9 decimi. Vediamo se in questo momento allora Advance Apple potrà mantenere il passo di Dadoizzi e tentare di regalarci un duello fino all'ultimo. Dadoizzi comunque l'ultimo settore lo fa velocissimo. Rascas e ultima curva, le fa veramente molto molto pulite e riesce a trazionare benissimo. Oh mamma. Gior Rambo purtroppo altri 5 secondi. Cartista 3 decimi. Mirabò alto. C'è un trenino di macchine che arriva fino a Drago Lievitato dietro ad Alesi, pronti a sorpassarlo. 5-2. Sto guardando il T3 di Dadoizzi di Advance. Sì, due decimi li guadagna tutti. Un T3 Dadoizzi. Ma si vede perché Advance Apple era arrivato al tratto delle piscine a 9 decimi. Poi Rascas e ultima curva, così di botte è salita un secondo e uno. Adesso vediamo. Guarda, 2 decimi in trazione. Sì, 2 decimi. Cioè era un secondo, 2 decimi. No, altra safety car. Gior Rambo ritirato. E quindi terza safety car. E quindi Alesi su 29 giri dice vabbè, però fatemela. Basta con questa safety car. Oddio. Mamma. Ho visto Z Pro Mauro dentro alla Mercedes di Mailander. In quel destra e sinistra molto rapido. Lope è tornato in box, intanto ha montato un'altra hard. Ma diteglielo i Talz che le finisce dopo un po' ste hard. Non so quanti ne abbia ancora. 48 giri di gomma hard, già potrebbe essere più fattibile, ma non lo so. Mamma, ho visto cose intanto io.
Oggi non abbiamo fatto il sondaggio sul numero della safety car. No, ma l'avevamo fatto all'inizio, se non mi sbaglio, Andre. Lo devo andare a ripescare. Ad inizio settimana penso... No, sulla sport l'avevamo fatta in realtà. Ieri avevamo pronosticato il 34%, il 3 safety car. Eravamo al 50%. È vero. La media è giusta. Beh, il 3 safety car le hanno centrate. Le hanno centrate. Siamo al 31, ci sa, la media è quella. Molto bene, quindi abbiamo anche degli appassionati molto molto competenti sotto questo punto di vista. Andre, io voglio fare una domanda a te. In questo momento, magari lo conosci un pochettino di più, cosa starà pensando Alesi? Alesi? Sì. Ma starà pensando, vabbè, a parte starà pensando a fatemi andare box, a parte questo... Se mi fate andare box, cortesemente. Ma c'è una tale esperienza che secondo me in realtà è la gara sua, nel senso che è vero che si sta barcamenando bene, quindi in realtà penso che non sia assolutamente, da questo punto di vista, sia molto tranquillo, ecco. Lo devono superare in pista. Eh sì. Tanto Lopez è tornato ai box, ha montato un'altra gomma media. Qualcosa di interessante nei box Mercedes stasera. No, ma secondo me, a parte che gli ha montato una gomma usurata di 5 giri. Quindi, ma non ne ha più quante ne ha messi. Penso che la Pirelli, il buon Mario Isola, sia andato da Toto Wolff e gli abbia detto: oh, basta, perché la convenzione con Pirelli è finita per voi della Mercedes, almeno in nella parte di box di Lopez. Vedremo quanto riuscirà a mantenere queste gomme. E alla fine monterà sicuramente a questo punto una gomma soft. Credo che la safety car aspetterà Lopez che ancora un giro e poi si ripartirà in quel di Monte Carlo. Anche perché poi si dovrà fermare anche Z Pro Mauro, che ha 25 giri su questa gomma media, e lì vedremo cosa davanti, monterà anche davanti, anche da Dovizi, anche Advance si fermeranno sicuramente. Vedendo le medie di Alesi, è vero che ci sono state tre safety car, però mi viene in mente che almeno altri 10 giri li possono fare tranquillamente. Sì, penso anche io. Andranno sicuramente poi su rossa. Secondo me invece ti dirò, andranno su gialla. Dici? Perché 10 giri sono 42 giri e mancherebbero 36 giri. Credo anche di più di 10 giri a sto punto, per andare poi su gomma gialla, e allora poi la porteranno tranquillamente in fondo. Ma pensi che Alesi tenterà di montare la bianca? Per fare una sosta sola, intanto rientra. Non credo ne valga la pena, anche perché sa che ovviamente con queste safety car arriverà sicuramente in fondo dopo la sosta. Tanto si riparte. Che è successo? È dietro, sono imbottigliati tutti, stanno ripartendo. Vediamo come ripartirà adesso da Dovizi. Spettacolo. Già un secondo. Cioè, se l'è studiata a tavolino, a me viene da... mamma. Qua ha scodato tantissimo la Sandevot, è ripartito il Gran Premio di Monte Carlo con Dadoizzi davanti ad Advance Apple di 1 secondo e 34, poi Alesi dietro con 32 giri di gomma media, Cartista, Z Pro Mauro, Miche Mai, tutti dietro ad Alesi. Inizia a scivolare però la SF1000 numero 28. Visuale dall'alo in questo momento per il tratto
Della chicane del porto. Andiamo on board con Advance negli scarichi di Dado Izzi. Mamma mia, come fila. Come fila Dado Izzi all'ultima curva. Buona Lesi invece, che continua a tenere dietro tutti. Dietro Drago Lievitato, vicinissimo a Mauro Gold, che a sua volta è vicinissimo a Flaminio. Giovia anche molto vicino a Marco Ganu. Quindi le Alfa Tauri stanno cercando in qualche modo di battagliare per guadagnare posizioni. Tutte e due ingarrellate in questo momento. Da davanti non si muove nulla. Cartista ancora molto lontano, cioè molto lontano, tra virgolette, a tre decimi. Quindi non può tentare un attacco per il momento. Mamma mia, Miche Mai alla staccata, la chicane del porto, è arrivato vicinissimo al muretto che c'è all'interno. L'ho visto proprio sbucare dal nulla. È lì molto, molto facile agganciare proprio quel muro, quella barriera di protezione, con la posteriore sinistra e andare in testa coda. Intanto Advance Apple, dopo la ripartenza in questi due giri, è vicino. Sì, è riuscito a stare attaccato ad Adoizzi sotto il secondo, dal prossimo ci sarà il DRS. Vediamo cosa sceglierà di fare. Scodata l'uscita della curva del casino per Advance Apple. Z Pro Mauro attaccato a Cartista, che non riesce in nessun modo di avvicinarsi e di attaccarsi almeno sotto ai due decimi. Avevamo visto Draghi Lievitato prima su Alesi per tentare un attacco. Vediamo tra i decimi. E neanche adesso si fa solo vedere il pilota Racing Point. Davanti Advance rimane a mezzo secondo. Però si sente comunque in questo momento che i piloti, oltre ad Alesi, che ovviamente 34 giri di gomma media, gli altri hanno 20 giri. Si inizia a sentire anche l'usura e vedere proprio l'usura che hanno Advance Apple, Dado Izzi, Cartista, perché hanno recuperato, se vogliamo, poco rispetto alle altre ripartenze su Alesi. Cioè a questo punto erano già a 8 secondi, prima in questo momento sono a 5-6. Sì, esatto. Inizia a farsi sentire un po' il degrado. Lunghissimo training Alesi sta facendo da tappo. Attenzione adesso al tornantino, tutto vicino. E al tornantino ci è arrivato molto molto vicino Advance Apple nel toccare... Bandiera gialla. Cosa è successo? Vediamo. L'ho rimossa subito. L'ho rimossa subito. Vediamo se ci sono danni. Drago Lievitato è sano. Cartista, attenzione, ci prova. No, niente. Rinuncia all'ultimo. C'è stato un momento in cui Cartista è riuscito veramente molto più veloce di Alesi dalla prima curva della chicane del porto. Ma si è ritrovato piantato davanti all'Alesi, ha dovuto frenare. Z Pro Mauro stava per fare una frittata. Ancora in zona di RS Advance. C'è Giovi attaccatissimo a Marco Gano. Vediamo se tenterà l'attacco sul pilota dell'AS. Non riesce, anche perché Marco Gano ha il DRS in questo momento da Miche Mai. Drago Lievitato ancora in undicesima posizione. Ovviamente molto difficile qui, soprattutto già è difficile passare quando gli altri non sono tra virgolette a trenino. Quindi se stai battagliando solo contro un pilota così è praticamente quasi impossibile tentare un attacco anche col DRS attivo. Grandissima staccata di Dado Izzi. Continua a seguirlo come un'ombra ormai.
Advance Apple è arrivato a 7 secondi e 6 il distacco tra i primi due e Alesi. 7-8 già subito, sta perdendo tantissimo. Non oso immaginare cosa sta pensando Cartista in questo momento. Ora, se fosse in un altro circuito, magari me la prenderei un pochettino di più. Cioè, me la prenderei non con Alesi, perché ovviamente Alesi sta facendo la propria gara. Però direi, mica, non riesco a passare, che palle. E invece qua a Monaco, bene o male, te ne fai una ragione. Che non riesci a passare già quando sei con DRS, scia molto attaccato, figurati con un pilota che comunque è molto esperto come Alesi davanti, anche se ha 14 giri di gomma in più di te, quindi tra virgolette me ne farei una ragione, è prevedibile. 8 e mezzo 8 e 6. Attenzione, perché poi comunque Cartista, che è sempre in lotta con Alesi, potrebbe sforzare ancora di più i propri pneumatici. E poi dopo, quando Alesi entrerà ai box, non so se riuscirà a recuperare tantissimo sui due davanti. E intanto Crive ci dice: chiedetelo a Coulthard cosa significa star dietro a una macchina per tutto il tempo in quel di Monaco. Con Bernoldi. Se lo sogno di notte, mi sa. Beh, comunque, prima dicevamo che Monaco per il casino è definita una roulette. Qui ci vinse Olivier Panis. Quindi sì, anche perché erano così pochi che però comunque per vedi il buon Olivier, però però comunque vedi, tutti lo ricorderanno per l'incredibile vittoria, certo, di no, Monaco. No, no. Tutti ricordano anche che Johnny Herbert ha vinto due gare, ma come l'ha vinta? Oppure, come si chiama? Winkelhock. No, sì, anche lui se lo ricordano per aver guidato un gran premio sulla Spyker, se non mi sbaglio. Spyker Ferrari nel 2007. Non mi ricordo onestamente. Nürburgring. Se si chiamava già Spyker. Comunque torniamo torniamo in pista, perché sì, Alesi ha tirato una staccata incredibile che ha fatto perdere i riferimenti a Cartista, che tra un po' lo centrava. È uscito molto lento il pilota Racing Point e alla curva del tabaccaio Z Pro Mauro si è fatto vedere all'interno di Cartista. E adesso è più vicino Z Pro Mauro di quanto Cartista ad Alesi. Eh sì, occhio, perché Cartista ha il DRS, ma non può sfruttare più la scia, e Z Pro Mauro passa all'esterno ancora prima della Sandevoet, si porta in quarta posizione, e quindi un altro pilota che avrà a che fare con Alesi in questo momento. 12 secondi il distacco tra Alesi e il duo di testa. 39 giri di gomma media, incredibile. Sempre continua, continua vicino a Dadoizzi. Prima se la giocheranno questa volta. Se continuano così, se la giocheranno fino alla fine. Sicuramente Z Pro Mauro vicinissimo ad Alesi, non ancora per tentare un attacco qui la chicane del Porto. Dietro ovviamente tutto un gruppone, da Alesi fino comunque anche a Lopez, che ha toccato il guardrail, forato. Oh mannaggia, foratura per il pilota della Mercedes. E adesso che gomme mette? Vediamo, foratura anteriore a sinistra, rientra ai box, rossa. Cambio ala e rossa per Lopensky. Sono andato subito su Z Pro Mauro al Massenè. È molto molto vicino. Si è fatto vedere di prepotenza, non è riuscito a passare. Mamma mia, suggestiva questa immagine delle vetture dietro ad Alesi, un trenino al tornantino. Vediamo, molto vicino questa volta Z Pro Mauro. Potrebbe tentare un attacco. Due decimi
E comunque Alesi, trazione se la gioca bene nonostante i 40 giri di gialla, eh? Sì, sta facendo veramente un garone Alesi. 41 giri di 78 previsti e lui ancora deve fare una sosta. A questo punto mi viene in mente una cosa. Non so se la farà, ma me ne viene in mente una: allungare ancora magari di 8 giri e poi tentare 28 giri di gomma soft. Io non so se sia possibile. Però, oh, Giovi su Marco Gano che ha rotto l'ala. Eh sì, ha perso la posizione anche su Flaminio. Vediamo. No, l'ala è sana. Però ovviamente alla Sandevot magari era all'esterno nei confronti di Giovi, avrà dovuto rallentare per non andare a muro, quindi ha perso la posizione anche su Flaminio. Lì lo spazio è veramente molto molto poco. Cartista è uscito malissimo dalla curva prima del tunnel, ma riesce a tenere la posizione. Ha scodato un pochettino la Racing Point. Infatti sta perdendo contatto con Z Pro Mauro, che è incollato nel tratto delle piscine ad Alesi. 17 secondi e 3. Segnalo Drago attaccatissimo alla McLaren di Mauro Gold. È ancora più attaccato Z Pro Mauro. Attenzione, perché sul rettilineo principale prova l'attacco all'esterno di Alesi. Esce molto più veloce in questo momento dalla Sandevot Z Pro Mauro, ma non riesce a farsi vedere sulla Ferrari numero 28, e quindi rimane ancora in quarta posizione. 42 giri Alesi, 18 e 9, stanno ancora 2 secondi, un secondo e qualcosa, e riusci... Mauro Gold ai box. Sì, il danno di prima. Mannaggia. Metto la paratia dell'ala. Attenzione, Z Pro Mauro molto vicino. Eh sì. Ma Alesi ormai... Ma adesso ci ha fatto il callo. A 20 secondi Alesi, sì, dai primi due. Ha recuperato una sosta. Credo che stanno aprendo la finestra di Perdadoizia anche in questo modo così. Credo che Alesi... tornare ed essere sempre davanti e neanche credo... nel traffico in questo modo. Eh sì, credo che Alesi al prossimo giro rientrerà a questo punto, perché 20 secondi e 1 guadagnano più o meno un secondo al giro. Vediamo, il suo lavoro l'ha fatto egregiamente Alesi per aiutare il suo compagno di squadra con Z Pro Mauro, Cartista e Drago Lievitato, che se lo segneranno ancora dopo il termine di questa gara. Intanto ci dicono dalla chat il buon Max Basile, che salutiamo, che Alesi ha un danno. Cioè sta correndo con 43 giri di gomme e un danno all'ala. 21 e 1 intanto adesso. Mamma mia, pazzesca la gara degli Alesi fino adesso. Passano ora sul traguardo. Z Pro Mauro al tabaccaio, dentro al tabaccaio Z Pro Mauro, e si prende la terza posizione con un sorpasso incredibile, e dovrà rientrare in box adesso Alesi, e invece continua. 43 giri di gomma, un danno all'ala, continua Alesi, anche se Z Pro Mauro gli ha preso in questo momento la posizione. Gran sorpasso dell'As, però ormai a 23 secondi e 1 hanno la possibilità di fare una sosta tranquillamente e uscire davanti di 2 secondi i piloti davanti. E adesso sarà strategia tutta tra Advance Apple e Dado Izzi. Vedremo se Advance Apple magari tenterà un undercut nei confronti della Red Bull di Drago, di Dado.
Intanto su Alesia Andrea vedo un 12% di danno, può essere? Eh sì, perché graficamente non ci viene mostrato, no. Quindi probabilmente... Mi segnala il monitor, paratia sinistra 12% e 19% paratia destra di drago. Mannaggia. Peccato drago, piccolo danno anche per lui. 23-3. Rimane ormai cristallizzato il distacco tra il 2 di testa e Z Pro Mauro. Cartista vicinissimo, non si riesce neanche a farsi vedere però su Alesi. A questo punto Andrea, penso che il tuo pronostico media rossa può andare in porto? Credo di sì, perché a sto punto se vuole continuare ancora con questa gomma media, aspetterà secondo me gli altri che andranno ai box. Però lui dovrà montare per forza gomma soft. Perché così... Non so se secondo te... Cartista all'esterno. All'esterno. La chicane del porto e fa un grandissimo sorpasso, Cartista. Fa un grandissimo sorpasso. Su Alesi. Cattivissimo. Comunque, Advance Apple ai box e in questo momento Dadoizzi deve spingere il più che può per evitare un undercut. 20-1. 21-8. Attenzione. Passa Z Pro Mauro. Attenzione. Quindi sono più di 20 secondi. E anche più di 23 secondi. Colpo di scena in quel di Monaco. O è entrato pianissimo Advance Apple, o c'è stato qualche bug, oppure ci vogliono più di 20 secondi per fare una sosta in quel di Monte Carlo. 24 secondi da 2 hit adesso Z Pro Mauro e adesso per forza. Ma è stato agevolato, no, Dado. Invece continua. Eh sì, perché Advance Apple è negli scarichi di Z Pro Mauro, è nel traffico. Era 23 secondi e mezzo il distacco tra Z Pro Mauro e Advance Apple. Ha cambiato l'ala. Anche Advance Apple aveva un danno. Il buon Max Basile ce lo dice dalla chat. E Advance Apple, cioè gli ultimi giri è rimasto incollato a Dado. Mamma mia, cosa sta succedendo questa sera? Incredibile. Mancano 30 giri. Non è ancora finita. 30 giri al termine del Gran Premio di Monte Carlo. Alesi danno anche al 12% sulla parte destra. Sì, penso prima con Cartista. Purtroppo è settimo. Oh, Advance Apple! Cattivissimo, arriva lungo. Sorpasso. È arrivato lunghissimo. E ha perso un secondo da Dado Izzi. A questo punto io credo che anche Dado stia facendo un pensierino alla soft. Vediamo. Perché 34 giri di gomma media si fanno sentire. Ovviamente Advance adesso è a pista libera e sta tentando in tutti i modi di almeno prendere 4 secondi a Dado Izzi, che in questo momento deve essere il più pulito possibile. Vediamo, va al doppiaggio di Mauro Gold da Doizzi, tabaccaio, piscine, via verso la Lascas, vediamo se entra.
Continua da Doizzi. 23-9 Advance. 23-7. Continua a scendere il distacco. ...23-3, occhio, che sì che Dado vorrebbe metterla soft, però comunque sarà difficile passare, anche con una gomma più prestazionale, è molto difficile passare. Flaminio vicinissimo ad Alesi, vediamo se riuscirà il sorpasso. Continua a trazionare da Dio Alesi anche dopo 49 giri di gomma media, incredibile. 22 e mezzo Armas, sì, sta guadagnando tantissimo. Sì, 32 giri di gomma in meno, si fanno sentire anche parecchio. Io credo che questo aspettare di Dado Izzi a questo punto sarà per forza per montare una gomma soft. Se no non me la spiego. E continua ancora, 21 e 6. Ma come dicevi tu Andrea, poi è dura. Poi è dura. Poi è dura passarlo, perché sì che è una gomma. Abbiamo visto che comunque Dado Izzi in trazione ne ha veramente tanto di più, anche a parità di mescola. Però poi è difficile. 21-0. Advance Apple, il giro più veloce, 1-12-3. Ci dicono che Dado va fino in fondo, non si ferma più. La vedo dura. Se lo fa, chapeau, ma la vedo durissima. Perché ha 36 giri. Ne mancano 27. Oddio. 63 giri di gomma. Io non credo. Però con The Master ci ha fatto vedere anche di peggio. 23. Sì che Alesi comunque è a 50 e ad inizio gara si fanno anche 70 giri, ci dicono. Vedremo. Vedremo ragazzi. Solo il tempo ci dirà. 22. Alesi, crash di Alesi, mannaggia. Peccato. Stava facendo una gran gara. ...19-8... Sarà un finale tutto da scrivere questa sera, quando mancano 26 giri. Ecco, ha fatto Alesi, ha fatto 50 giri di gialla, ci è voluto il bot per riportarlo ai box. Anche Lopez che è ai box. Strano. Oh no, gli ha montato la media di 23 giri. Ha dovuto andare ai box anche per montare. Sì. E allora mi sa di sì che Dado Izzi a questo punto non si ferma. A questo punto 19 secondi ormai ha perso la finestra, lo spazio che aveva per fare il pit. Dado Izzi a questo punto non gli conviene più. Però come dice il buon Max Basile, è un rischio, perché comunque abbiamo visto che è vero che, come dicevamo all'inizio telecronaca, l'usura è veramente poca, il coefficiente di usura è veramente poca. Addirittura il buon Nicola Lamanna, che il buon F1 Nicola 46, ci diceva che addirittura è meno dell'1% a giro. Però comunque si sente su questa pista. Devi stare veramente tanto tanto attento a non fare un errore con una gomma molto molto usurata. E si sta prendendo dei rischi da Doizzi. Se ce la fa e la porta a casa così, tanto di cappello, avrà fatto un garone. È che in questo momento comunque mancano 25 giri al termine e Advance Apple ha una gomma di 32 giri più fresca e sta recuperando un secondo al giro. È vero che poi lo dovrà passare, però ...16 e 9...
Tanto penso che Alesi è tornato? No. No. Non l'ho visto rientrare. No, non è rientrato Alesi. Z Pro Mauro continua. Anche lui 46 giri di gomma. È un secondo Advance, gira in 13.0, l'ultimo passaggio di Dado Izzi invece in 14.5, un secondo e mezzo perso. Eh sì, occhio, cartista tre decimi. Tanto in questo momento di posizioni cristallizzate ci chiedono dalla chat The Only Super LOL cosa ne pensate dei circuiti cittadini. Rispondite Fabio, perché io ho già risposto in Vietnam. Guarda, circuiti cittadini, esatto, io ho risposto in Vietnam, che in Prime mi sono ritirato. Ecco la mia risposta dei circuiti cittadini. e circuiti cittadini sono belli da vedere, da correre, sono difficilissimi. Poi Vietnam ancora devo dire che non era proprio così malaccio, era già un po' più larga, c'erano rettilinei. Intanto Alesi è rientrato nell'aria, vediamo se riesce a prendere il controllo della macchina. Stavo dicendo Vietnam, comunque correggimi se sbaglio Andrea, era un po' più larga, rettilinei più lunghi, possibilità di sorpasso, c'erano le rotonde, tra virgolette diciamo, chiamiamole rotonde, che era anche caratteristica come cosa. Qui a Monaco è tosto, tutto lavorare di testa, così la definisco io, più che di piede. Io invece penso che tutti non mi piacciono, per usare un termine un po' più consono, non mi piacciono per niente, quindi anche se in Vietnam c'erano rettilinei più lunghi, più possibilità di sorpasso, io non correrei mai con una macchina del genere, che la puoi portare al limite in ogni parte di questo pianeta, non la ingabbierei tra virgolette in un circuito come Monte Carlo. Però ovviamente è molto suggestivo, è un tracciato storico, e abbiamo visto che comunque la Formula 1 di oggi purtroppo è legata al business. Infatti invece che circuiti come Portimao, circuiti come Imola, circuiti come Mugello, non vengono presi in considerazione se non in casi di estrema rarità, e vengono presi in considerazione un circuito come quello dell'Arabia Saudita, che va ad aggiungere un altro circuito cittadino. Ormai sono tutti così: Monaco, Vietnam, Baku e Singapore. Ce ne sono quattro. Si è aggiunto pure l'Arabia Saudita. Se vogliamo metterci anche Australia, che anche se non è cittadina, è semicittadino, però non mi piacciono a me. La vedo più come Formula E in quel momento, sui circuiti cittadini. Formula E ci può stare, perché dai anche un messaggio per l'ambiente, infatti è quello che vogliono fare. Formula 1 secondo me no. Tanto ovviamente i distacchi in questo momento non ci sono, perché è rientrato Alesi, e quindi il sistema in questo momento sta aspettando. Attenzione, dietro Alesi ha toccato Lope, che è andato ha rotto, è partita la bandella. Sì. Safety car. Ai 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 ai. È questo tutto a favore di Advance. Eh sì. A questo punto sì. Questa non ci voleva, perché stavamo facendo... Oh, cartista! Penalità di drive thru. Alesi purtroppo un altro crash per lui. E Advance si sfrega le mani. Advance si sfrega le mani perché rimarrà attaccato a Dado Izzi con 32 giri in meno di gomma media. È vero che lo deve passare, però a questo punto... ovviamente dalla chat dicevano che secondo alcuni rischiava di più Advance perché doveva spingere di più. Intanto Mauro Gold altro drive-thru.
Si vedrà. L'ONU. Sta succedendo di tutto. Lopensky 5 secondi per collisione grave con Mauro Gold. Che Montego. Ah, ok. Sconta i 5 secondi e monta altre gomme soft. Anche Alesi. Gomma soft. Gomma soft per Dado Izzi. E a questo punto. Ho capito, cambia. Però Advance lo aveva davanti. A questo punto copialo. Sì che hai 11 giri di gomma media e ti deve passare in pista. Però bisogna vedere quante se aveva rosse nuove. Anche perché penso che anche Cartista. No, Cartista non si è ancora fermato. Z Pro Mauro sì, e mette gomma soft. Miche mai anche. Ganu e Flaminio sono rimasti fuori. Giovi torna e mette una gialla. Evidentemente ha finito le rosse. Eh sì. Drago lievitato continua. Mauro Gold, Alesi, il bot di Alesi e Lopensky, gomma soft. Signori, saranno 20 giri di fuoco. Deve farsi 20 giri con le rosse. E Advance 11. Bello. Advance bello. Dovrà fare come Alesi. Spalle larghe, difendere la prima posizione e vedere cosa succede. È vero che Dado comunque lo abbiamo visto in una forma incredibile. E la trazione che ha dall'ultima curva con questa gomma soft sarà ancora di più. Si vedrà. Si vedrà, ragazzi. Tanto volevo sottolinearti che Z Pro Mauro, nonostante il danno che ha avuto, è riuscito a rientrare e mettersi in quarta posizione. Ovviamente grazie anche all'aiuto delle safety. Però comunque peccato davvero per lui per il danno inizio gara, perché secondo me con la strategia partendo con la gialla poteva giocarsi forse qualcosa in più. Però è tutta da vedere, perché Cartista ha un drive through, quindi ha una posizione guadagnata e si può giocare il podio. Giusto, è vero. E rimarrà incollato ad Adoizzi e Advance Apple. Quindi Flaminio a questo punto 44 giri, non si è fermato, non penso che si fermerà. Stessa cosa Marco Ganu. E quindi Michele Mai, che si è fermato, punto, si ritrova settimo. Quindi a questo punto Dado Izzi e Z Pro Mauro se la giocano. Eh sì. Chi ne uscirà vivo? Dado Izzi, Z Pro Mauro e Advance Apple. Perché in un'eventuale lotta Advance Apple Dado Izzi, sì che comunque sono piloti corretti e tutto il resto, però qua c'è veramente poco spazio, quindi il rischio è veramente dietro l'angolo, ragazzi, quindi si vedrà, vedremo. 3 per giocarsi un posto, il posto sul gradino più alto del podio. Quando mancano quasi 18 giri al termine, è rientrato Alesi intanto. Oh, attenzione! Giovi ai box? Era entrato prima, l'avevo visto che aveva messo gomma gialla. Gomma rossa. Ah, allora forse ho sbagliato prima nella selezione. Probabile, gomma rossa nuova per il pilota dell'Alfa Tauri, che rimane comunque davanti. No, sì, rimane davanti a Mauro Gold, perché penso che Mauro Gold, Alesi e Lopez che siano doppiati a questo punto. Sì, hanno un giro, sì, doppiati. E quindi se lo trovano, se li trova davanti Giovi, purtroppo. La safety car credo che in questo giro spegnerà le luci.
C'è anche un drive-thru per Mauro Gold, intanto. Eh sì, sia Cartista sia Mauro Gold hanno preso un drive-thru in questa safety car per non aver rispettato il delta. La safety car rientra in questo giro. Vedremo 18 giri al termine se Advance Apple con questa gomma media riuscirà a proteggersi da Dado Izzi con gomma soft. Cartista purtroppo dovrà scontare un dive through e quindi lascerà strada tra virgolette a Z Pro Mauro. Si riparte. È partito bene Advance Apple, malissimo Cartista. Mezzo secondo tra i primi due, che da quando Drago purtroppo è arrivato lungo alla Sand Vote hanno preso la testa del Gran Premio e non l'hanno più mollata. Advance Apple e Dado Izzi hanno fatto una gara in coppia e potrebbe finire in coppia sempre loro due. Cartista ha mollato e Z Pro Mauro purtroppo deve inseguire. Vediamo come esce il pilota Haas. Ne ha veramente tanto di più in trazione. Vediamo se riuscirà a passarlo alla staccata della chicane del porto. Si mette all'interno, passa. E adesso ha 4 secondi da recuperare per andare a prendersi i primi due e giocarsi anche lui la vittoria. Raskas, ultima curva, vicinissimo da Doizzi. Non riesce a passare ancora questo giro. 16 giri al termine di una gara lunga, estenuante per i piloti in pista con 4 safety car, ma bella, avvincente per noi che la stiamo guardando e la stiamo commentando. Molti colpi di scena, molti ritiri, ma anche molta incertezza sulla strategia attuata dai piloti che hanno portato a questo finale. Advance Apple e Dado Izzi con Z Pro Mauro che sta arrivando come un fulmine su di loro. Mezzo secondo guadagnato. Ovviamente Advance Apple in questo momento starà facendo un pochettino di tappo a Dado Izzi, perciò Z Pro Mauro sta recuperando. Ci dicono che Cartista ha bucato. Vado a vedere. Non credo. Vediamo se la posteriore. No. Forse posteriore? No. Tutto a posto. Credo che a questo punto sia stato lui molto corretto col fatto che deve ancora. Ah no, ha semplicemente scontato il drive thru perché non vedo più la bandiera bianco-nera. Quindi, oh, mica mai. Era arrivato attaccatissimo a Marco Ganu. Occhio perché Drago di Vitato si sta facendo vedere a sua volta negli specchietti della Mercedes di mica mai, che ha la gomma soft. Attenzione al Mirabeau alto, si fa vedere all'interno. E lotta a 3 con Flaminio che ha preso un po' le distanze. Intanto io vi ricordo quando mancano 15 giri al termine che è aperto sul nostro canale Telegram Formula Italian Team Official Channel, quando mica mai a muro mica mai stretto da Marco Ganu, lì c'è poco spazio, peccato, ala completamente divelta nella parte anteriore sinistra. Dicevo, vi ricordo che sul nostro canale Telegram Formula Italian Team Official Channel è aperto il sondaggio per il Driver of the Day, quindi potete andare a votare il pilota che più vi ha emozionato, vi ha fatto emozionare, vi è piaciuto, vi sta più simpatico, tutto quello che volete per dare il proprio voto ed eleggere l'uomo Gran Premio.
di questo GP di Monte Carlo. Z Pro Mauro 2-4. Giovi intanto giro più veloce in 1-11-5. Molto vicino da Dovizi alla chicane del Porto, ma ancora più vicino è Drago Lievitato su Marco Ganu. Attenzione, si fa vedere Drago Lievitato, finta di andare all'interno, poi si prende l'esterno. Marco Ganu fa le spalle larghe e Drago Lievitato purtroppo prende 3 secondi di penalità. Attenzione, 3 decimi da Dovizi adesso. Eh sì. Recupino DRS. Vediamo se si inventa qualcosa. Dado esce fortissimo, ma non basta. Non basta. Non basta, 13 giri. Attenzione, perché si fa vedere al Massenet. Si fa vedere al Massenet. Attenzione, contatto. Fortunato. Speriamo non ci sia stato un danno, perché l'ho visto ruota a ruota il contatto. Non ho visto se poi ha toccato il muro. Si fa ancora vedere al tornantino all'interno, dove vuole passare da Doizzi. 3 secondi di penalità. 3 secondi di penalità. E a questo punto di danno per Dado Izzi. C'era veramente poco spazio. Se l'è creato. Però ha preso altri 3 secondi. Ha preso 3 secondi di penalità che potrebbero regalare la vittoria ad Advance Apple o a Z Pro Mauro, che ha approfittato della battaglia che c'è stata tra la Red Bull e la Ferrari di Advance Apple e si è portato subito dietro. Sì, il danno adesso è del 38%, forse c'è stato un altro contatto magari nel muro da qualche parte, ma è arrivato al 38%. Infatti vediamo la partita destra completamente diversa, quindi adesso scappare dura. 12 giri, è tosta così. Scappare dura, sì che ha le gomme soft, però con questo danno. Intanto Marco Ganu su Drago Lievitato. Credo che sia stato Drago che in un secondo momento abbia preso la posizione su Marco Ganu e poi il pilota Haas abbia risposto. E intanto, come ci dicono dalla chat, zitto Flaminio in questo momento su 51 giri di gomma media è quarto, partiva 14esimo. Mannaggia, un secondo, attenzione, un secondo, è dura per Dado Izzi, ci può provare ma è dura. Anche perché in questo momento Advance Apple secondo me si sta guardando più dietro che davanti. Eh sì, sapendo dei 3 secondi di Dado Izzi a questo punto. Non ci sono danni fortunatamente per Advance. Vediamo. Tanto di nuovo Drago molto vicino a Marco Ganu. Vediamo se tenterà il sorpasso qui. Vicinissimo. Traziona molto bene. DRS spalancato per l'Alfa Tauri di Drago Lievitato. Attenzione. Non riesce ad arrivare. Non riesce neanche a farsi vedere sulla Haas di Marco Ganu. Flaminio 2 secondi e 3. Proprio sul duo in battaglia poco fa. E poi un vuoto di 12 secondi e 3 per trovare il terzetto davanti, composto da Dado Izzi, che purtroppo ha 3 secondi di penalità. Advance Apple, gomma media di 10 giri più usurata delle gomme soft di Z Pro Mauro. Dado Izzi, ricordiamo, ha un danno del 38% alla sua ala anteriore per una lotta con Advance Apple. Vediamo. Mezzo secondo, ancora più vicino Z Pro Mauro, che traziona veramente molto molto bene con questa gomma soft. Però Advance Apple si riesce a difendere grazie al DRS. Occhio, perché Marco Ganu sta andando a riprendere Flaminio. 1-5. Ma ancora deve guardarsi dietro da Drago. Grandissima staccata di Drago, che arriva quasi a baciare il posteriore della Haas. Quindi niente da fare, si ritorna davanti. 10 giri alla fine. Vi ricordo che
poco fa è stato aperto il sondaggio per il Driver of the Day sul nostro canale Telegram. Potete andare adesso, se siete certi del vostro voto su chi votare come uomo gran premio, oppure aspettare ancora qualche minutino che la gara finisca per essere più sicuri, per avere più dettagli. Attenzione a Drago all'esterno, e ce la fa all'interno, scusate, ce la fa su Marco Gano, e a questo punto mira la quarta posizione di Flaminio, che ha 32 giri di gomma in più, ma Drago gli ha evitato a 3 secondi di penalità per tagli. 4 decimi là davanti, non si muove nulla. Mauro su Lopensky. Tanto Mauro Gold su Lopensky. Ma Mauro era 12esimo? Me lo sono completamente perso. Pensavo, sì, era che ultimo. Pensavo che fosse ultimo Lore. Ah, ha bucato Lore di nuovo. No, Lopensky ha di nuovo bucato. E va a mettere, cambiare l'ala e a mettere un'altra treno di gomme soft. Davanti ancora nulla, anche se Z Pro Mauro è molto molto vicino ad Advance. Tratto delle piscine, qui è difficile passare. Vediamo se la Rascas tenta. Imposta invece, allarga e imposta per trazionare meglio Z Pro Mauro. Ovviamente Advance Apple, finché avrà la possibilità di azionare la mobile, sarà poche chance per Z Pro Mauro, se lo deve inventare il sorpasso. Drago gli evitato è quinto in questo momento. Punta Flaminio, è arrivato negli scarichi della Williams. Z Pro Mauro si è fatto vedere. Niente, di fatto. Dicevi? Z Pro Mauro ha rischiato di, si è fatto vedere rischiando, sì, anche abbastanza. Sì, esatto, di centrare. Molto bene. Molto bene, meno male che allora a questo punto ero su Drago. Drago molto vicino. Advance rimane sempre a mezzo secondo, 6 decimi. Aia, ha sbagliato qua la trazione. Fortunatamente Z Pro Mauro a sua volta si è ritrovato Advance Apple piantato, quindi vediamo, ultima curva e si va a iniziare 71esimo giro, quindi 7 giri al termine di questo GP lunghissimo, 4 safety car per chi si fosse collegato solo ora, molti colpi di scena, tra cui il ritiro del leader del mondiale, Just Lawler. Drago di Vitato intanto rimane ancora dietro a Flaminio. E qua c'è una situazione un po' strana, con una Haas tallonata da una Ferrari, che ovviamente è quella di Alesi, che vuole guardare da vicino il proprio compagno di squadra senza però dargli un aiuto concreto. Vicinissimo Advance, 3 decimi. Vediamo se riesce a mantenere questo distacco. Si è avvicinato anche tanto Z Pro Mauro. Occhio. DRS. Sia per Advance che per Mauro. Arrivano alla staccata di curva 1. Ma rimangono così le posizioni. Vediamo se Drago riuscirà ad attaccare Flaminio. Probabilmente ha più probabilità di tentare il sorpasso. DRS si fa vedere all'esterno. Buona la difesa di Flaminio. Tenta di uscire molto più veloce Drago dalla Sandevot, ma se ne all'esterno si fa vedere. Poi curva del casino. E qua è veramente difficile.
a meno di staccate impossibili. Si fa così, continua a far vedere Drago. Advance. Rimane a mezzo secondo. Per un attimo era tra i decimi. Attimi di tensione. Sei giri, ma mamma mia, Dado. Ha fatto un traverso da paura alla Raskas. È diventato fantasma anche per un momento. Non sta in pista con la macchina. Dado? Sì, ha difficoltà. Vedo che in alcune curve le chiaramente per il danno. Eh sì. Ma io l'ho ora l'ho visto solo adesso con questo traverso eccessivo. Disegna più le curve, fa fatica chiaramente. Però sta facendo veramente una gran gara anche con questo danno all'ala. Veramente molto molto bravo Dado. Drago no, a muro Drago. Mannaggia, al Massenè. Sì, la curva del casino ha tentato l'esterno su Flaminio. Oh, safety car virtuale. All'esterno, la curva del casino, provata all'esterno su Flaminio, contatto ed è andato a muro. Credo che... Sì, ok. Lo vedo sulla... Oh! 5 secondi di penalità per Zeta Pro Mauro. Collisione grave con Alesi. Attenzione. Ma scusa, Alesi era... Era doppiato. E non è trasparente? Teoricamente sì. Non vorrei che sotto safety... Sì, vai box Alesi anche Zeta Pro Mauro. Ma non vorrei che sotto regime di virtual safety car o di safety car diventano fisiche le macchine. No, mamma mia. Non vorremmo essere nell'abitacolo di Zeta Pro Mauro. No, per niente. Io credo che domani gliene devo andare a dire 4 non con le Master. Non vorrei essere la tuta ignifuga di Zeta Pro Mauro. Occhio, perché Dado Izzi è riuscito a ripartire meglio da questa virtual safety car. Un secondo e 7. E sì che sarà difficile sfuggire ad Advance con questo danno all'ala. Mauro Gol si è ritirato dalla sessione. Bandiera gialla nel settore 3. E beh, mancano 4 giri, quindi un'altra safety car la vedo dura. Però intanto, Andrea, sì? Mancano 4 giri, non voglio portare, non voglio gufare, ma zitto zitto, come dicevi tu prima, cacchio. Flaminio, terza posizione. È stato lucido con questi 59 giri di gomma media. Gli altri si sono un po' autoeliminati. Ovviamente in questo circuito lo avevamo detto prima, comunque, che l'errore è dietro l'angolo. I muri sono molto molto vicini, quindi ovviamente questa posizione premia la costanza e la pazienza di Flaminio. Assolutamente, è sempre stato lontano dai guai. Non vorrei gufare, ma i due che si stanno giocando la vittoria sono i due pronosticati da me e Mark, quindi... Mamma mia! Grande conoscenza, top! Mamma mia, non so se Mark in questo momento ci sta sentendo o è perso nel taccuino, quindi... Nel taccuino, secondo me è a pagina N del taccuino. Molto bene. Non so se vuoi replicare al tuo collega qua che dice... È un complimento, mica... No, ma assolutamente l'esperienza di Advance Apple non era, diciamo, in discussione, assolutamente. Torniamo a lavorare, Marco. Molto bene, dai. Assolutamente. Dai, che mancano 3 giri. Abbiamo quasi finito. C'è Giovi attaccato a Zeta Pro Mauro. E Zeta Pro Mauro a sua volta è nel codone della Pantera Rosa, della Racing Point. Oh, si fa vedere qui nel tratto delle piscine. Là davanti Advance è a 4 decimi. 2 giri alla fine che separano la fine di questa corsa. Zeta Pro Mauro
ancora prima della staccata di curva 1, si prende la quinta posizione. E anche Giovi, che tenta in tutti i modi di farsi vedere su cartista. Ai box Drago, penso di nuovo danno all'alla per lui. Eh sì, è anche abbastanza serio. Davanti ancora tutto normale. Z Pro Mauro è arrivato nel codone del suo compagno di squadra, che fa passare un secondo e 8, che lo separa da Flaminio su 61 giri di gomma media, quando Dadoizzi fa segnare il 77esimo giro di 78. Purtroppo a 3 secondi di penalità è virtualmente primo. Ma con questi 3 secondi Advance Apple sarebbe il vincitore. E dietro Flaminio, con i denti e con la forza, tenterà di tenersi questo podio che gli manca da Olanda, da Zandvoort, quando ci fu la doppietta Just Loller e Flaminio in prima e seconda posizione. Mamma mia. Dica? No, stavo volendo intertenere. Ha mangiato un secondo e mezzo in in 7 ore praticamente. 59 giri di gomma in meno, e tra l'altro con una mescolaia di vantaggio, quindi era quasi scontato. Però in questo momento non è scontato che Z Pro Mauro riesca a passare Flaminio, anche se esce velocissimo, si fa vedere all'esterno, alla staccata, la chicane del porto. Mamma mia, di cattiveria, ma Flaminio si ributta dentro all'interno. Vediamo il tabaccaio. Alza il piede Flaminio e passa Z Pro Mauro di forza. Quando Dadoizzi e Advance Apple hanno iniziato l'ultimo giro di questo Gran Premio di Monte Carlo, che ci ha regalato tanto spettacolo, bandiera gialla nel settore 2. Credo Giovi e Cartista che se le stanno Drago, suonando. Drago, no, è Drago, quindi... mannaggia. È il Drago invece. Sì. Ma andiamo davanti. Andiamo davanti. Tunnel per Dadoizzi, Advance Apple, l'ultima volta. Poi ultima chicane del porto, attenzione perché Giovi comunque è lì attaccato. Lo andremo a seguire più tardi. Tabaccaio. E poi tratto delle piscine per la Red Bull e la Ferrari. Là davanti, grandissima gara di Dadoizzi, che purtroppo per 3 secondi di penalità dovrà cedere il passo a un grandissimo Advance Apple, stracostante. E quindi Dadoizzi passa sotto la bandiera scacchi per primo, ma poi Advance Apple vince il Gran Premio di Monte Carlo grazie alle penalità di Dadoizzi. Grandissima gara di questi due. Arriverà Z Pro Mauro dopo 23 secondi e 4. Se la stava giocando questa gara. E poi purtroppo 5 secondi di penalità per un contatto sotto Virtual Safety Car con un doppiato. Passa terzo e conclude il podio Flaminio. Quarto, quinto Marco Ganu, sesto Cartista e settimo Giovi. Che gara! Flaminio partito 14esimo, arriva quarto dopo 64, infatti la Codemaster lo dà pilota del giorno. Vedremo quale sarà invece il vostro pilota del giorno. Io vi ricordo che ci sarà ancora un momentino per votare il driver of the day. Adesso che è finita la gara, tutti avrete le idee più chiare. Advance Apple festeggia la vittoria nel Gran Premio di Monte Carlo. Grandissima gara, Fabio. È stata una gara dai mille volti, ci sono stati, come abbiamo detto, molti colpi di scena, però poi ha vinto la costanza e ha vinto chi ha sbagliato di meno. Assolutamente, assolutamente sì, una gara è successo di tutto, gomme di 66 giri addirittura, 4 safety, virtual, bellissima gara, tosta, tostissima, e ha vinto appunto
chi ha sbagliato di meno, grande costanza di Advance, grande esperienza di Flaminio, che ha portato a casa una quarta posizione con 63 giri di gomme gialle, e mi sto prestando a invitare i primi tre in party. Molto bene, intanto piccola chicca, il giro più veloce è di Giovi in 1.11.5, mica mai in 1.11.7, poi Alesi in 1.11.6, vedremo chi si aggiudicherà il punto extra. Sicuramente si aggiudicherà per il momento, poi si vedrà nel referto del direttore di gara chi vincerà e che si aggiudicherà i 25 punti della vittoria. Per il momento godiamoci Advance Apple con la sua vittoria. È stata veramente una grandissima gara che ci ha privato di un Just Lawler che lo avevamo visto non al meglio, e purtroppo poi ci sono stati diversi ritiri. Abbiamo visto 4 safety car, una virtual, diverse bandiere gialle. È snervante, ve lo posso dire, non per Monaco ma anche per Zandvoort della Premier League. Comunque è stata così, 4 safety car, tenere la concentrazione non è facile. Poi metteteci anche la difficoltà del tracciato di Monaco, tanto aspettiamo ancora i piloti. Andrea, ti chiedo di invitare Dado Izzi e Zpro Mauro, che mi dice impossibile invitare in party. Advance ci ha raggiunto già. Andre, sei ancora con noi o sei con Mark? Io sto per staccare, intanto volete che invito qualcuno? Sì, Dado, sì, Dado e Dado, invitare Dado e Zpro Mauro. Ok, vediamo se riusciamo. Se no poi ci provo io. Perfetto. Dovrebbero arrivare. Ok, grazie Andre. Grazie. Quindi adesso puoi tranquillamente raggiungere Marco. Mi dice impossibile aggiungere uno o più giocatori, mi dice. Non molto so bene. Buonasera, ci provo io. Sì, anche qua. Oh, hai aggiunto dei giocatori, perfetto. A questo punto ci provo anch'io, scusate se non vedete le immagini, ma ci sei riuscito? Bene. Ok, eccoci di nuovo con le immagini, aspettiamo quindi Dado Izzi e Zpro Mauro. Intanto il buon Danirco ci dice: mi sono perso l'ordine d'arrivo. L'ordine d'arrivo è Advance Apple in prima posizione, Dado Izzi secondo, terzo Zpro Mauro, quarto Flaminio, quinto Marco Ganu, e poi via via tutti gli altri, Cartista e Giovi in sesta e settima posizione. Sono arrivati tutti, Fabio? Zpro Mauro ci ha raggiunto adesso, manca Dado Izzi. Vabbè, allora facciamo una cosa, tanto c'è il buon Advance, iniziamo da lui che è il vincitore del Gran Premio di Monte Carlo. Advance, abbiamo detto alla fine della telecronaca che ha vinto la costanza e la concentrazione in questo Gran Premio, perché tu non hai preso penalità, in più non hai mai rotto l'ala, sei sempre stato lucido, quindi raccontaci un po' la gara e cosa hai pensato alla fine, ecco, perché poi 78 giri con 4 safety car penso sia stato snervante. Beh, già Monte Carlo di per sé è un circuito abbastanza ostico, quindi è stata difficile dall'inizio alla fine. Grazie ad Alberto, Alesi, Crive, che mi hanno aiutato nel party, le safety car non sono state facile da gestire, compresa la virtual, però spero di portarla a casa almeno questa. Sì, abbiamo visto proprio, diciamo, per metà gara che Alesi è stato veramente molto coriaceo, e lo dicevamo dalla cabina di commento io e Fabio, che avete fatto veramente un gran lavoro di squadra. E secondo te, perché dalla chat c'era un po' di dibattito, potevi continuare
con le prime gomme medie, oppure hai scelto di rimanere un po' più conservativo e non ti aspettavi che da Dovizi potesse arrivare fino in fondo? Bella domanda, è stata una cosa decisa all'ultimo, infatti ho rotto pure l'ala perché mi sono distratto. Non lo so, è stato Alberto stesso Alesi a dirmi entra, che cosa ci stai aspettando. Ho seguito il suo consiglio e è andata come è andata. Quindi è tutto merito suo. Molto bene, molto bene. Grazie Advance. Dado Izzi ci ha raggiunto. Hello. Ciao Dado, ti ritroviamo di nuovo in party post gara. Questa volta per una seconda posizione. E a te invece chiedo, ti abbiamo visto molto molto bene col passo, mi hai colpito tantissimo soprattutto nelle ripartenze e in trazione all'ultima curva prendevi sempre 2 o 3 decimi dai tuoi avversari. Spiegaci un po' la gara e poi magari qualche segreto per trazionare bene all'ultima curva. Allora, buonasera a tutti. Allora, per quanto riguarda la qualifica, nell'ultimo tentativo Mauro mi ha ostacolato dal tornante fino alla curva dopo, prima del tunnel, quindi non ho potuto completare il giro. Nonostante questo sono partito in prima fila. Fortunatamente in partenza sono riuscito a prendermi la prima posizione e da lì diciamo che ho cercato di spingere quanto più potevo, ovviamente senza tagliare. Ho girato con il freno a mano tirato per quanto riguarda i tagli e niente, con la prima sosta pensavo di arrivare fino alla fine con la gialla, poi ho visto che sono uscite troppe safety car, quindi poi c'è stata la sosta per mettere la rossa e sotto safety car io avevo un distacco di 15 e mezzo di secondi di vantaggio su Giovanni e non so sinceramente come sia potuto succedere che lui mi arrivasse davanti al traguardo e prendesse la posizione su di me, visto che sotto safety car in teoria c'è un delta da rispettare, quindi in teoria non dovrebbe guadagnarmi secondi. Poi proseguendo, ho provato l'ho studiato per un paio di giri, mi dicevo di provare l'attacco in salita e lì già di suo non c'è spazio, poi soprattutto se ci si stringe soprattutto nel muro la vedo anche ancora più difficile, per non parlare del tornante che ho preso 3 secondi, a parte perché non mi ha lasciato proprio tutto questo grande spazio, poi i 3 secondi sono arrivati non so per quale motivo, perché era il primo avviso in tutta la gara, cioè io non ho preso nessun avviso in tutta la gara tranne al tornante per i 3 secondi e niente, poi con l'ala praticamente distrutta ho cercato di spingere, portare a casa la macchina davanti al traguardo e fortunatamente ci sono riuscito. Molto bene, molto bene. Grazie Dado e passiamo a Z Pro Mauro. Mauro, ci sei? Ci buonasera. Senti? Sì, sì. Buonasera, ciao. Buonasera. Allora, intanto abbiamo visto che sei stato l'unico della top 10 a tentare un giro in qualifica con la gomma media e ci sei riuscito anche molto bene e poi purtroppo sei stato un po' sfortunato nelle circostanze perché abbiamo visto che hai rotto l'ala dopo 10 giri se non mi sbaglio. Te la sentivi che potevi giocarti una posizione? Beh, comunque il terzo posto è buono, però magari una posizione, che ne so, seconda o una seconda posizione o la vittoria magari. Guarda, se non rompevo l'ala nei primi giri penso che potevo anche vincere. Purtroppo, a parte l'ala, c'è stato Alesi che ha tappato veramente tanto. Mi ha fatto perdere, se non sbaglio, 23-24 secondi. Poi alla fine montando le rosse giravano troppo, avevo tanto grip e quindi non ero abituato perché non avendo provato le rosse né in qualifica né in gara fino a quel punto ho rotto l'ala tipo a 7-8 giri dalla fine
non volevo rientrare. Poi è rientrata la virtual safety car e ho detto: cacchio, mo entro, cerco di recuperare. Off, 5 secondi di penalità. Porca miseria. La perdo parecchi secondi e scendo in, mi sembra, settima posizione e sono entrato nella modalità God Mod. E recupero non so quante posizioni. Peccato, perché se non rientravo potevo fare anche secondo. Molto bene, era molto meglio, era meglio che non rientravo. vabbè. Molto bene, grazie Mauro. Comunque complimenti perché sei arrivato terzo. C'è una domanda per Dado Izzi, ce la fa il buon Max Basile e ci scrive: ho scritto subito quando non hai copiato la sorta di Advance che era un grossolano errore strategico, nel senso che stavi prendendo un rischio senza contropartita. Come la vedi? Senza la safety car probabilmente sarei rimasto fuori con le gialle, avrei terminato con quel treno di gomme, quindi... La safety car mi ha obbligato a rientrare, però ero abbastanza sicuro sulla strategia iniziale. Molto bene, grazie Rado, e ringrazio anche i piloti, gli lascio andare tranquillamente nel party post gara con i direttori di gara. Vi ringrazio, grazie Advance. Ciao, grazie a voi. Grazie Rado. Ciao, grazie a voi. Dedico la vittoria. Non è vero, scherzavo, mi sono confuso. Dedico il podio, la vittoria, quello che sia, agli ingegneri, Nicola e Federico, e al mio compagno che è stato distrutto in qualche parte della pista. E grazie a Z Pro Mauro, grazie Mauro. Prego. Potete tranquillamente andare, io direi che siamo in conclusione, andiamo a vedere chi è il driver of the day votato da voi, dalle persone che hanno seguito la gara. Per il momento in testa con 17 voti totali, quindi nella votazione col 41% c'è Advance Apple, il buon Giovanni, che ha vinto la gara per il momento, e quindi si vince anche il driver of the day. Poi secondo posto per Flaminio al 29%, poi c'è Cartista al 12%, Drago Lievitato al 6% e Dado Izzi al 12%. Io direi che siamo in conclusione, salutiamo ovviamente tutti i gruppi di lavoro, tutti gli streamer, tutti i direttori di gara, il buon Andre, il buon Mark, che saranno già in party con i piloti. Io ringrazio la voce che mi ha supportato per tutto questo Gran Premio, grazie Fabio. Grazie a te Andrea e buonanotte a tutti. E quindi intanto vi ricordo che ci sarà giovedì la Master League con il Gran Premio sempre di Monte Carlo, con l'acceso duello tra Re e Smokeman, e poi venerdì si concluderà la settimana di corse nel Principato con il consueto appuntamento della Prime League sempre alle 21. Io vi ringrazio tutti quelli che ci hanno seguito, vi do la buonanotte, quindi mi raccomando a giovedì e a nana presto, solo se fitte non è live. Ciao.